Bidi bodi boop. Bidi bodi yeah. Bidi bodi boop. Bidi bodi yeah. Complesso San Marcello, tra via Salvemini e via Giustino Fortunato. Siamo a due passi dal campus universitario, gran via vai di studenti, di docenti, di residenti, che ci hanno chiamato perché dopo il caso di via Guido D'Orso, anche qui ci hanno segnalato che le cose non stanno messe benissimo. Cadi l'altro marciapiede e mi sono messo 3-14 punti, due dita paralizzate che non ti bloccano più, vedi? Non si può neanche camminare, io voglio vedere se qualcuno cade oppure con la macchina durante la guida rimbalza, chi lo paga questo qua? Qui manca il servizio, qui c'è un degrado enorme. Ogni tanto i residenti ti chiamano, sappiamo che tu ti occupi dei giardini. Sì, io in competenza, essendo che sono disoccupato, ho due bambini, ho delle situazioni per i disagi delle strade, tutte queste competenze che stanno, i cittadini mi aiutano con un piccolo contributo a fare i giardini, perché poi si crea molta sporcizia, l'erba fino ad alle radici che arrivano sotto i topi assai, addirittura che ne ho presi, i serpenti di terra, insomma, e io mi disagio a fare un po' di lavori. Il sindaco si sta aggiustando, dove è nato lui? A Torramare. Strade rotte, marciapiedi rotti, giardini incolti e sporchi, e quindi alberi che bisogna potare, perché poi d'estate creano un problema di mosche, di zanzare e di quant'altro. E qua non si vede assolutamente niente. Non si vede nessuno del comune. Qua si vedono le persone solo quando ci sono le votazioni. Bidi bodi, yeah. Bidi bodi, boo.